Sodoma, Tiro, Sidone, Corazin, Bezzaida, Cafarnao. Ogni città è l'emblema di una civiltà, di un modo di vivere, di una mentalità. E lo strano è che le città più stigmatizzate da Gesù non sono le città più grandi, né più illustri, né più famose, che erano Tiro, Sidone, le più ricche. Sono delle piccole cittadine, Corazin, Bezzaida, Cafarnao, piccole cittadine insignificanti e quindi si potrebbe dire piccole, perciò più gradite a Dio, ma Gesù considera nel riflettere su queste diverse città un metro fondamentale di giudizio, cioè il grado di autosufficienza, il grado di chiusura alla verità. Tiro e Sidone erano certamente città grandi, illustri, piene di problemi e anche di disonestà. Però di fronte a queste altre città avevano il senso del riconoscimento della loro povertà. Si sentivano più bisognose di aiuto, non erano autosufficienti. Ecco il metro, la misura che Gesù propone. Non è un giudizio rigorosamente morale, è un giudizio evangelico che vale per le civiltà, per le culture, per le persone, per i gruppi e per i singoli. Gesù domanda: pensi di avere bisogno di qualcuno? Sei aperto al dono di Dio? Non ti domando in questo caso il numero dei tuoi peccati, non ti domando la tua situazione presente, ma ti domando prima di tutto: sei pronto ad accogliere il dono di Dio? Sei pronto ad aprire il cuore alla parola di amore e di perdono che il Regno ti propone? Preghiamo insieme perché ciascuno di noi abbia questa apertura mentale e la porti intorno a sé, così che diventi mentalità, così che diventi costume di vita.